siamo giunti con una strategia di promozione di marketing della città molto mirata per i singoli mercati stranieri più importanti per la città, mirata naturalmente anche sul mercato italiano, con un piano annuale di marketing e comunicazione che quest'anno ha lavorato molto sulle campagne digital, sul web marketing e anche sui rapporti con i media internazionali. Noi abbiamo praticamente ogni fine settimana per tutto l'anno giornali, riviste specializzate, troupe televisive, blogger. Abbiamo fatto educational, abbiamo qualcosa in questo momento come 262 servizi televisivi e radiofonici nazionali e internazionali che hanno parlato di Genova. A questo abbiamo poi unito un'attività di relazioni internazionali che abbiamo sempre utilizzato, tra virgolette, in modo da renderle funzionali alla nostra strategia di promozione della città. Noi non facciamo più relazioni internazionali istituzionali, facciamo relazioni istituzionali utili per promuovere il turismo o anche l'impresa genovese. Genova, possiamo dire che a questo punto è una destinazione turistica? Sì, certo, è una delle destinazioni turistiche italiane più forti in questo momento, sicuramente una di quelle che crescono di più. Abbiamo avuto da gennaio a giugno un 10% di incremento delle presenze rispetto al 2015 e la gente, i turisti vengono proprio per la destinazione Genova, non vengono più per il singolo evento, non vengono più per la singola mostra, vengono proprio per l'evento e per la città, e quindi è la città che è attrattiva e questo è il tipico segnale distintivo della destinazione turistica vincente.